Pillole di Non Solo Suoni. Eccoci nuovamente insieme per tornare ad occuparci di Tiziano Ferro, un artista davvero completo, come abbiamo potuto vedere, cantante, autore per molti nomi noti sia italiani che stranieri, ma anche produttore, ad esempio per Baby Kay e Alessandra Amoroso. Dopo l'esordio a Latina e poi il grande successo conosciuto con Perdono del 2001, che ha lanciato anche l'album numero 1 Rosso Relativo, ecco che la carriera di Ferro è stata costellata da altri successi come quelli dell'album 111, come per esempio Sere Nere, colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo, e poi ancora Stop, Dimentica ed Ero contentissimo, oppure ancora Ti scatterò una foto. Se al Festival Bar Ferro va, partecipa e ottiene riconoscimenti, a Sanremo è presente soltanto come ospite, come nel 2007 quando, oltre ai suoi precedenti brani, canta e lancia Ti scatterò una foto, che viene inclusa nella colonna sonora del film Ho voglia di te. Moltissimi sono gli impegni internazionali che seguono, ma non soltanto, ad esempio scrive i testi per molti brani dell'album d'esordio di Giusy Ferreri, seconda al talent show X Factor. Ecco poi ancora collaborazioni e duetti con Roberto Casalino, Sergio Cammariere, Fiorella Mannoia e Franco Battiato, fino al 2009 quando esce il quarto album Alla mia età, anticipato dalla title track e poi seguito da successi come Il regalo più grande. Oltre a duettare anche con Mary J. Blige in Each Tear, l'anno dopo esce il primo libro ufficiale, 30 anni e una chiacchierata con papà, in cui fa outing sulla propria omosessualità, rivolgendosi idealmente proprio al padre. Seguirà un altro album di successo, il quinto, L'amore è una cosa semplice, lanciato dal singolo La differenza tra me e te, e di cui fanno parte anche brani con John Legend, come Karma, la versione in lingua inglese di Smeraldo, con Irene Grandi e anche Nesli. Dopo un secondo libro diario e una tournée, ecco altri duetti, questa volta ad esempio con Miguel Bosé, e i concerti di beneficenza per i terremotati dell'Emilia, dopo che in precedenza era toccato a quelli dell'Abruzzo. Se per Gianna Nannini Tiziano Ferro scrive un brano, di Baby Kay è proprio il produttore, così come per l'album di Alessandra Amoroso Amore Puro, per il quale scrive ben 8 tracce. Anche per Elisa scrive poi duetta, così come farà con Luca Carboni. Il 2014 invece è l'anno della raccolta TZN, The Best of Tiziano Ferro, così come del brano Non me lo so spiegare, utilizzato come colonna sonora della serie televisiva di Rai 1, Braccialetti Rossi. Per lanciare invece il nuovo singolo, Incanto, Tiziano Ferro sceglie nuovamente il Festival di Sanremo del 2015, dove è presente come ospite. Anche in questo caso un brano che diventa subito una hit, proprio come Lo Stadio, che poi darà il nome al tour estivo, mentre al momento è ancora impegnato in un European Tour di successo, dopo l'uscita, il 20 novembre, di una riedizione dell'album TZN The Best of Tiziano Ferro, denominata Lo Stadio Tour 2015 Edition. Lo scorso ottobre, dunque poche settimane fa, tra l'altro proprio l'ultimo album raccolta ha ottenuto il sesto disco di platino. Moltissimi riconoscimenti per questo artista, che è impegnato tra l'altro anche nel sociale, anche ad esempio con l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, di cui è testimonial nel 2007, è tra i promotori di una campagna contro il fumo nei giovani ed è anche testimonial del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e sostiene la Terre des Hommes in favore di bambini e ragazze vittime di violenze e sfruttamento sia in Italia che nel mondo, mentre in precedenza aveva raccolto fondi per la popolazione di Haiti. Un'ultima curiosità, Tiziano Ferro è finito, per così dire, anche nelle frasi d'amore dei Baci Perugina, per averne appunto firmate alcune nel 2015.